nostra forza è il fatto di essere un equipaggio di donne, tutte olimpiche, tutte persone che hanno gareggiato tutta una vita, si sono allenate con degli obiettivi ben precisi e hanno lottato e continuano a lottare comunque per raggiungere degli obiettivi ambiziosi, per ottenere l'eccellenza. Ragazze che mi ha veramente coinvolta al 100%, è un progetto molto particolare e anche un po' la curiosità, perché purtroppo il mare lo vivo pochissimo, perché a parte quella settimana o due che mi prendo per le vacanze non ho molto tempo di poterlo vivere, nonostante io viva in una regione dove è molto vicino alla montagna. Però credo che un gruppo come questo non potevo rinunciare e di conseguenza sono qui a veleggiare sul mare di Trieste. Il progetto è nato a rientro dalle Olimpiadi di Pechino con la voglia di riprovare le emozioni che inizialmente io avevo provato andando giù alle Olimpiadi. E per cui, telefonando a Larissa, mi ha detto: dai, facciamo una barca con tutte le ragazze che sono state alle Olimpiadi, indifferente che sport. Abbiamo coinvolto diverse discipline, dai tuffi a ginnastica artistica alla scherma. E proprio con la voglia di condividere e di rivivere ancora le emozioni. Le donne nello sport, proprio perché arrivi magari a un periodo della vita in cui devi scegliere se volerti dedicare alla famiglia oppure hai molti più sacrifici da fare rispetto a un uomo, volevamo proprio unire e dare un messaggio che in realtà dietro a delle medaglie olimpiche ci sono delle personalità molto forti e molto, molto belle da far conoscere. Alla fine non sono tanto le vittorie che ti insegnano tante cose, perché quando vinci va tutto bene, va tutto in automatico, ma sono poi le difficoltà, gli infortuni, le sconfitte che ti insegnano che anche nella vita normale non è tutto bello, soprattutto in questo momento dove tutti stiamo vivendo un periodo un po', insomma, di crisi.
lo sport comunque ti insegna che questo fa parte del gioco, che ci sono alti e bassi e che bisogna impegnarsi, soffrire, allenarsi tutti i giorni, ricominciare da zero per affrontare una gara dopo l'altra, che la vita è come una gara. Diversa da quello che faccio di solito. Innanzitutto è una cosa di gruppo e quindi per me è una grande emozione, poi siamo tanto amiche, quindi è sicuramente anche divertente. Per me è un piacere avere l'opportunità di navigare con queste bellissime ragazze. Tutti compartiamo un bello valore dello sport, della nostra esperienza. E per me è sempre un piacere avere questa opportunità di compartire l'amore per lo sport, per il mare e passare due giorni insieme. When I got disabled, the sport saved me out of depression or getting very dependent. The sport gave me my self-esteem back and my independency. So I had a good life as an athlete, going to the Paralympics and the Ironman and stuff. And it makes me also very strong mentally and physically, that when I finally got recovery from my spinal cord injury, I could handle more hard training, and I could really train a lot to walk again. So it's always in me, and even now when I'm walking, I miss the sport. So I started to train cycling, and I'm gonna become a professional cyclist now. So let's take a ride and see what's mine. Ride.